Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Finalmente abbiamo sbloccato la Battle Arena nuova di Infinity Tower. Questa veramente sarà una cosa incredibile. Esatto, la Battle Arena è di nuovo aperta su Infinity Tower e oggi l'affronteremo ed otterremo anche un'altra carta Sevens. Qua sono veramente forti. Qui c'è anche il rischio di perderla la partita. Niente, ormai sempre secondo turno, fisso. Allora, qua... No, vabbè, non ne mettiamo. Non gira. Vabbè, se ci dobbiamo morire, ci moriamo con onore, dai. Sarei dovuto digievolvere. Vabbè, moriamoci. Niente, rischiamola, dai. Meno male. Si sarebbe digievoluto e non lo potevo permettere. Dai, adesso il match è in discesa. Ma come così se la pensa counter attack? Ma vaffanculo! Minchia, va, ma dalle che cosa, allucinante. E vaffanculo però! Basta, finita la fortuna. Ah.
E dai! Cioè, veramente? Minchia, male, ma è allucinante, va! Cioè, tanto stanno facendo... tanto hanno fatto! Il folle evolvere, proprio, tanto hanno fatto! Ora mi mette quella triangolo, no? So come fu. Sto cazzo. Faceva quell'orbo. Ah, vabbè. Me lo immaginavo. Madonna, quanto è durato sto scontro? Ah, porca miseria. Madonna, che palle! Qua sono un bel po', se non mi ricordo male, come si saranno, forse sono tipo un 5-6, mi ricordo addirittura. Puppetmon! Anzi, Puppetmon. Puppetmon mi pare un po'. E niente, sempre secondo te. Vabbè, non mi interessa. Come ha fatto a digivolversi? Ah, vabbè, sarà certo, perché effettivamente era il suo turno, quindi ci sta. Vabbè, allora qua faccio così. No, qua lascio.
Vabbè, dovrei aver vinto. Se non succede nulla di strano. Perfetto. Lady Devimon. Eh no, poi forse dovrebbe essere l'ultimo dopo Piedmon. Tanto. Ah! Oh! Primo turno! Miracolo! Miracolo! Così già c'ho il terreno pronto per dopo. Se nell'eventualità dovesse morirmi Flamirdramon. Ecco. Vabbè, ci muoio in ogni caso, quindi proviamo. Poco male. Ta-dam! Ma sì, ma metti quello che vuoi. Tanto. Vinto. Esatto, Piedmon, l'ultimo. Ok. Non salviamo, proprio rischiamocela. Anche perché lui in attacco è fortissimo. Anche se ha un deck un po' strano. Let's go.
musica epica. Tan tan tararan. Che culo. Meno male. Devo far scorrere le carte. Ci arrivo preciso ad ammazzare. Buono. Buono. Se non riesco a farli digivolvere, sono a cavallo. Io comunque ho il dollato digivolve, quindi sono in netto vantaggio. Bella giocata adesso. Piedmon, tra l'altro, è il Digimon che ci serve da sbloccare per ottenere un'altra carta 7. Ovvero il Dark 7. Vabbè, abbiamo vinto. Perfetto. Ovviamente l'S Black Pack, dove c'è un altro Megadromon. Abbiamo vinto. Perfetto. Adesso vedete, la Battle Arena è stata chiusa nuovamente, però qui ci sono tutti gli altri Digimon e noi adesso ci affronteremo Piedmon. Ovviamente farò un taglio perché saranno scontri, diciamo ci saranno parecchi scontri. E poi dopo ci rivediamo appena otterremo il Dark Sevens.
Niente, giusto giusto che potevo counterarlo. Poverino. Vabbè, anche se aumenta di 400. Ah, vabbè, lui ha fatto il mio, il crash. Anche lui può farsi saltare in aria. Il download di G-Volve. No, bruciato così fa male. Eh no, perché lui anche se lo potenzia arriva a 700. Non ce l'ho chi mi aumenta 300 o di più. Dai però. Va bene, qua lo posso battere. Faccio first attack e mi aumento. E aumento con lui. Non c'era neanche bisogno. Bello questo. Just enough attack. Qui. No. Greymon. Bello.
download di Geovolve. Vabbè, ma per ora non mi interessa. What? Ah, vabbè. 100. Strano sto colpo di testa. Devo farlo. Vediamo se finalmente... Maledetto tirchio. Oh, special di Geovolve. Vediamo se fa crash. Anche se non ce ne dovrebbe essere bisogno, perché se mette è infatti. Ferito lui perché ha l'attacco più forte sul cerchio, quindi mi permette di shottare più facilmente. Vedete? Così praticamente se non, lui non cambia gli HP, a me non mi cambia l'attacco, ho anche just enough attack qui. Oh, finalmente, vedete? Dark Seventh Card. Finalmente l'abbiamo ottenuto. Dopo una serie di sconfitte, di 6-7 sconfitte, vi darà questa carta. Quindi adesso la inseriremo nel deck e nel prossimo episodio continueremo ad esplorare la mappa e ottenere le altre carte Seventh. Quindi
Grazie per essere stati con me e ci vediamo nella prossima puntata.